Benvenuti al consueto appuntamento con Red 300. Questa settimana iniziamo con un'auto destinata a far discutere, la Mustang Mach-E. In altre parole, la Mustang SUV ed elettrica. Continuiamo con un sondaggio in tema, e cioè quanto le auto elettriche interessino i giovani. I risultati sono una sorpresa, non mancherà ovviamente anche il mondo delle due ruote, e quindi iniziamo subito. La Mustang si fa SUV e diventa pure elettrica. No, non spegnete, primo perché la Mustang convenzionale continuerà a vivere, secondo perché c'è una spiegazione. Almeno secondo Ford, e sta nel fatto che la casa americana vuole gettare un ponte tra presente e futuro, far capire che anche se e quando si passerà all'elettrico, le sue auto non si dimenticheranno mai della storia. La Mustang Mach-E arriverà a fine 2020 con prezzi ancora da definire, ma che in Germania saranno compresi tra i 47.000 euro e 67.000 euro circa. Due le versioni disponibili, almeno inizialmente, 258 o 337 cavalli di potenza, con pacchi batteria da 75 kWh e 99 kWh per 600 km di autonomia rispettivamente. Insomma, la Tesla Model X è avvisata, anche perché l'interno della Mustang Mach-E è almeno altrettanto tecnologico, con un mega schermo verticale da cui si comanda praticamente tutto. Sì, proprio come sulla Tesla. Secondo i dati di un'indagine elaborata dalla piattaforma online AutoScout24, per i giovani, fascia compresa tra i 18 e i 21 anni, la conquista della patente sarebbe uno dei punti saldi più ambiti. E l'auto elettrica, quella che sogna, solo il 13% contro il 50% dei ragazzi che invece sceglierebbero l'auto a benzina, insomma tradizionale. Le caratteristiche della vettura ideale, per oltre 4 intervistati su 10, dovrebbe essere innanzitutto un mezzo piccolo e compatto per il 33%, facile da parcheggiare e dotato di sensori che aiutino nelle manovre per il 29% e con una carrozzeria robusta per il 22%. Si chiama 4K Protection, la formula assicurativa che KTM dedica ai suoi clienti. Il servizio offre ampie possibilità di personalizzazione e prevede un massimale superiore a quello previsto per legge. In aggiunta alla rinuncia alla rivalsa e alla guida libera, sempre comprese. Ma c'è di più, i possessori di moto arancioni potranno anche avvalersi di garanzie accessorie, quali furto incendio, assistenza stradale, infortunio del conducente e tutela legale. Per chi volesse saperne di più, tutti i dettagli sono disponibili sul sito 4kprotection.it o presso la rete delle concessionarie KTM. Torniamo un attimo a EICMA e nello specifico su un concept che potremmo rivedere in futuro in veste definitiva, la Honda CB4 X Concept, idealmente una moto che si pone a cavallo tra i segmenti delle Sport Touring e delle crossover di media cilindrata. A idearla, insieme a un team di giovani designer, è stato l'italiano Valerio Aiello. Il cupolino con faria LED a forme spigolose e un aspetto massiccio, mentre il codino, sorretto da un leggero telaio in alluminio, ha una struttura filante ed essenziale. Le sovrastrutture lasciano in vista il motore a 4 cilindri ereditato dalla CB650R. Le ruote sono naturalmente da 17 pollici ed esprimono una chiarissima vocazione stradale. Si chiama Forever Multistrada la promozione lanciata da Ducati che celebra uno dei modelli storici della casa di Borgo Panigale. Di cosa si tratta? Di una garanzia di 4 anni a chilometraggio illimitato che copre tutte le Multistrada 950 e 1260 in gamma, comprese la nuova 1260S Grand Tour, modelli nati naturalmente per macinare chilometri in completo comfort per conducente e passeggero. Per scoprire tutte le caratteristiche della garanzia potete consultare la sezione dedicata del sito Ducati oppure chiedere informazioni al vostro concessionario di fiducia. Due nuovi modelli fanno il loro ingresso nella linea dei caschi Shoei 2020. All'interno della famiglia Neo Classic è stato aggiunto l'integrale Glamster, disponibile dalla prossima primavera in 4 colori e 6 taglie, che spicca per le doti di comfort e tecnologia. Disponibilità più ravvicinata si presume indicativamente entro fine anno invece per il J-Cruise 2, offerto in 5 colori e 2 varianti grafiche. Il Maxi Jet con visiera parasole guadagna un sistema di ventilazione più evoluto e la predisposizione per l'installazione dei sistemi interfono SRL e SRL2, realizzati da Sina in esclusiva per Shoei.
In questo scorcio d'anno Mazda 3 fa ancora incetta di premi. Dopo aver ottenuto il Best of the Best Red Dot 2019 per il design e sul fronte sicurezza le 5 stelle Euro NCAP, Mazda 3 è stata proclamata vincitrice assoluta della Women's World Car of the Year 2019. Ad attribuire il riconoscimento una giuria composta da donne che l'hanno votata in base ai criteri utilizzati dal pubblico femminile per l'acquisto di un'auto. Ma chiaramente non finisce qui. La vettura ha anche conquistato il Women's World Family Car of the Year grazie a una ricetta gustosa che coniuga design dalle linee filanti, ispirato all'estetica giapponese Kodo, abbinata a una tecnologia all'avanguardia e i motori performanti Skyactiv X, Skyactiv G e Skyactiv D. Sempre in tema di riconoscimenti, la nuova Kia X-Ceed si aggiudica il prestigioso Golden Steering Wheel nella categoria migliore auto sotto i 35.000 euro. Il premio, istituito dalle riviste tedesche Auto Bild e Bild am Sonntag, è stato decretato da una giuria che ha valutato 58 nuovi modelli, esaminati in funzione dei parametri quali prezzo, equipaggiamento di serie, garanzie e, non da ultimo, piacere di guida. Anche gli altri componenti della famiglia Ceed danno comunque ottime soddisfazioni. In Europa Ceed, Ceed Sportwagon e ProCeed hanno contribuito a raddoppiare i volumi, passando dalle 49.868 unità del periodo gennaio-ottobre 2018 alle 92.050 dell'analogo periodo del 2019. Se vi sono piaciute queste novità, fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Per questa settimana è tutto, ci vediamo alla prossima e non dimenticate di seguirci sui nostri social e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Alla prossima!